personalissimo video. Scusate il disordine dei miei capelli, ma procediamo con la reazione del sesto episodio della sesta stagione di Younger. Allora, partiamo con Maggie che vuole dipingere il tetto di casa e suggerisce a Liza di fondere tutte e due le aziende di Charles, che andremo poi a seminare meglio in seguito. Poi c'è questo tizio, Travis, che vuole, tra virgolette, resettare le persone, diciamo, non ho capito bene che cazzo vuole fare questo qua, e vuole appunto pubblicare questo libro, e quindi invita sia Liza che Charles in questa specie di spa hotel, non lo so che cazzo era, dove si provava questo suo progetto di micro qualcosa, non lo so, ok. Poi abbiamo una tizia che vuole pubblicare il suo audiolibro, il suo libro porno, e quindi fanno dei provini, però alla fine è Diana che leggerà questo audiolibro porno ed è pure brava. Torniamo sui nostri passi, sulle cose serie. Liza propone a Charles questa fusione, però lui non è d'accordo e quindi propone a sua volta a Liza di andare a lavorare alla Mercury, ma lei rifiuta ovviamente perché si sente in dovere verso Kelsey, cioè lei dice: lei è mia amica, non posso stare in questo modo, anche perché ricordiamoci che Kelsey e Charles ora sono in competizione e litigano per i libri. Vanno in questa spa, in questo hotel, dove Travis propone da loro LSD, appunto questa microdose, non lo so che significa, che roba è comunque. C'è anche Josh in questa hotel, perché lui è molto amico, è anche un amico di vecchia data di questo Travis, e quindi ci sta anche lui. Insieme a Charles e Liza, che sono stati invitati ovviamente separatamente. Vediamo Diana mentre registra questo audiolibro porno. Insieme a lei c'è anche Kelsey, in questo studio di registrazione. A un certo punto entra Zane, che deve anche lui, insieme a un'amica bionda, registrare la biografia, la famosissima autobiografia, in realtà, che Zane aveva rubato a Kelsey. Però sembra appunto che poi Zane e Kelsey facciano pace, però vedremo tutto, non è mai detto niente con loro due. Poi allora ci ritroviamo sempre in questa spa dove Charles vuole andare a scusarsi con Liza, prende la sua camera e sembra che vogliano fare il conto, come dice Sheldon Cooper. Però lei è tipo scherzato malissimo, perché lei immagina Charles come Josh. Infatti lei si ritrova nel letto insieme a Josh, e tipo: che cazzo sta succedendo? Cosa? E lei a un certo punto dice: no, non possiamo farlo, perché giustamente lei vede Josh insieme a lei nel letto che stanno per fare l'amore. E tipo: che cazzo stai facendo? E io ho pensato: vabbè, questi sono fumati, no? Hanno preso la droga. Effettivamente, questa droga ha fatto un po' male a Liza, il cervello proprio. Ha reagito in questo modo. E poi, ovviamente, si è ripreso un attimo e ha notato che è Charles in realtà. Quindi io, tipo, no, mi avete rovinato il sogno, te. Però, vabbè, ci sta, cioè, alla fine. Se fosse stato vero, non mi sarebbe piaciuto questo nuovo approccio al team Josh. E quindi, vabbè, meglio così da un lato. Poi, vabbè, Liza continua ad avere le allucinazioni, si è impazzita, sogna cose, vede cose che in realtà non sono. Inizia a ballare con una pianta pensando di star ballando con Josh. E tipo: ok, va bene, ok. E quindi vediamo questi momenti di Liza impazzita, ok? Dice cose senza senso, fa cose così, vabbè. E ovviamente poi Charles e Josh la prendono in giro perché vedono che ballano con una pianta, tipo: che cazzo vai? Poi ovviamente inizia a mandare anche foto a tutti, lei tipo: che questa pianta, ok, vabbè. Comunque, poi shock finale, come al solito.
Charles propone a Kelsey di comprare la Mercury, come dicevamo. Dal principio ormai si gira intorno a questo, in questa puntata, o quasi. E ovviamente, cazzi, noi non abbiamo soldi per comprare un'altra casa editrice, ci cioè, siamo impazzito proprio. Noi con quei soldi li compriamo. E lui dice: no, guarda, io voglio solo questa cifra. E dice: lei tipo così, 1 milione di dollari, cazzo, mi frega 1 milione di dollari. Poi effettivamente lui ha scritto uno solamente, cioè 1 dollaro. Lui si è venduto la Mercury a 1 dollaro, però in ogni caso l'ha venduta a Kelsey, quindi ora torneranno insieme a lavorare insieme, tutti felici e beati. Perché comunque accettano, ovviamente non è che c'è solo Kelsey lì, ovviamente c'è anche Liza e Diana che comunque accettano tutti quanti, quindi tutti felici e contenti torneranno a lavorare insieme. Non so quanto possa durare questa cosa, io spero che questo litigio finisca qui, perché effettivamente questa fusione dovrebbe servire a questo, a finire di competere, di litigare, di odiarsi, praticamente, anche se effettivamente non si sono mai odiati. Ovviamente spero sempre nel Team Josh, nonostante Liza oggi ha avuto le allucinazioni, ma vabbè, oggi, puntata di oggi, perché valga come speranza nel tornare Team Josh, anche se effettivamente sotto la droga Liza effettivamente dice quello che pensa su Josh, quello che pensa su Charles, tutto quello che pensa lo dice alla dottoressa di Travis qua, di micro non so che, e quindi niente. Bene, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!